Salve gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in Detroit Become Human. Andiamo. Aspetti. Vuole davvero continuare? Forse dovremmo lasciare le cose come sono. Come desidera. Ah, mi posso guardare attorno? Stanno facendo quanta neve. Tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Posso solo guardarmi attorno. Usa. Un po' di musica. Magari cambio stazione. Magari troviamo una stazione radio che dà qualche news. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Ok, quindi lascio perdere. Mi interessava la cosa. Ah, siamo arrivati. Aiuta. Andiamo. Dove andiamo? Su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. La vedo arduetta, ragazzi, secondo me. Accadrà di tutto, già con Connor. Yes. È andata malissimo. Trova Jericho. Quindi adesso comunque le storie si intrecciano, cioè, al di là di tutto, che bello. Mi guardo attorno in ogni caso. Andiamo. Allora, Jericho, da che parte sarà? Noi andiamo per di là, perché di qui secondo me no. Andiamo dritti per di là con la piccolina. Dovremmo trovare anche Marcus, quindi si uniranno le storie. Quindi gestirò un po' uno, un po' l'altro, immagino. Magari quasi contemporaneamente, no? Proprio si intrecciano. La cosa mi piace parecchio. Andiamo. Aspettate, controllo. Qui mi faceva vedere qualcosa. Ah no, qui forse. È stato un massacro. C'erano androidi in tutta la piazza. Poi è arrivata la polizia. Vediamo che dicono. So che sono solo macchine, però sembrano sono persone vere che vogliono essere libere.
A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione... Noi non ci siamo ribellati e penso che questa cosa, appunto, le persone l'abbiano notata. Trova un posto caldo per Elis, giustamente. Tirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti, qui? Anche le armate russe hanno optato per una incomprensibile ritirata. Dal Cremlino non giungono commenti... È interessante sentire cosa dicono. Intanto mi guardo anche attorno. Oh, qui curano tutte le macchine ferite. Quante, ragazzi. Quanti danni. Qui. Siediti. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Brutto segno. Ci alziamo? Cercherò questo Marcus. L'autobus parte tra due ore dall'altra parte della città. Partiremo quando avremo i passaporti. Falla brava, ok? Lì c'è la guru un po' inquietante. Allora, intanto devo trovare Marcus, quindi vediamo un po' dov'è. Non me lo segna, vero? No, immagino di no. È tempo di decidere se dobbiamo distruggere le macchine prima che distruggano noi. Tanto qua sono veramente curiosa. La determinazione della polizia, le macchine avrebbero fatto sprofondare Detroit in uno stato di caos. Ma cosa? Bugie. Andiamo su. Qui vediamo se qualcuno. Allora. Questi sono vestiti di bianco. Un po' di varietà. Cioè, proprio interamente di bianco, dico. E qui cosa c'è? Ah, ok, stanno guardando sul grande schermo. Allora, qui dentro magari. Eccolo lì, Marcus. Ciao. Che bello, si intrecciano le storie. Ho una bambina. Un autobus per il confine parte tra meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Grazie dell'offerta. Ma dobbiamo andare. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Legame, nessuna differenza. Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Ok. Quindi che dobbiamo fare adesso? Beh, torniamo da Elis, va bene, questo... Questo sì. È tempo di decidere se dobbiamo distruggere le macchine prima che distruggano noi. Elis. È uguale. Volete vedere che era un androide la bambina? Ecco cosa ha visto sulla copertina che io non riuscivo a vedere. Voleva una mamma. E tu una figlia. Avevate bisogno l'una dell'altra. Alla fine, che differenza fa? Le vuoi forse meno bene ora che sai che è una di noi? Forse è questo che significa essere vivi.
Dimenticare chi siamo per diventare ciò di cui qualcuno ha bisogno. Ti vuole bene. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata quella che volevi che fosse. Per amore tuo. Ma a me non importa, un pochettino me l'ero immaginato, insomma. Allora, che devo fare? Adesso dov'è? Ah sì, non è lì. È là in fondo. Dice la bambina uguale. Ehi, piccola. Cosa non va? Abbracciala. Staremo insieme per sempre, vero cara? Sì. Per sempre. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Il presidente dice che siamo tutti una minaccia e per questo dobbiamo essere sterminati. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. È un disastro. Ci stanno massacrando. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti non sarebbe successo. Aggressivo, determinato, giusto. Non possiamo stare in silenzio mentre ci uccidono. Non c'è giustificazione per questo. Che senso ha essere liberi se siamo tutti morti? Amarezza, rimorso. Mi sono lasciato accecare dalla rabbia. Ma tutto ciò che ho fatto era in buona fede. Non dimentichiamo chi è il vero nemico. Non combattiamo tra di noi. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Devo pensare. Non è semplice adesso, eh? Arrabbiato, riflessione. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione religiosa. Non cambieranno. La violenza gli scorre nelle vene. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Jericho e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Oh, caspito. Oh, non lo so. Ok. Spero di non doverlo usare. Non so se ho fatto bene, sinceramente. Qualunque cosa accada, voglio solo che tu sappia che è stato bello.
Sì, bacia. Vai. Con la barbetta. Guardatelo lì. È un po' provato, Marcus. Raggiungo gli altri. Abbi cura di te. Non voglio perderti. Speriamo bene di non fare altri danni. Ne ho già fatti abbastanza, direi. Anche se penso che alcuni danni erano comunque inevitabili, Dubito che sarebbe filato tutto liscio. No. Che io li avessi attaccati oppure no. Sarebbe andata male comunque, secondo me, però. Aspettate, care Delis. Ok, Marcus resta solo con i suoi pensieri. Perfetto, possiamo andare avanti. Tra l'altro, Connor l'abbiamo perso proprio del tutto. Non lo so. Questa cosa mi dispiace. Incontra Carl. Andiamo. Ah sì, voglio proprio rincontrarlo. Ehi, come state? Uccellini. Riproduci. Questo che è? Ah, quindi non è morto. Mi dispiace per quello che è successo. Smetterò con quella roba. Mi incasina, mi trasformo in qualcuno che odio. Sai, domani mi piacerebbe passare a trovarti, se ti va bene. Quindi non è morto, ragazzi, era tipo in coma? Wow. Ok, meglio. Sono un po' di cosucce. Allora, Carl, dove sei, Carl? Qui c'è qualcosa, ho visto. Osserva. Un po' di ricordi. Abbiamo giocato d'altronde a questi scacchi, diciamo. E che sia qua, Carl. La giraffa. Il nostro dipinto. L'ha tenuto lì. Chi sei? Come sei entrato? Devo vedere Carla. Carla non riceve. Devi andartene. Convertiamolo, va. Io devo vederlo. È molto debole. Non sono sicuro che riuscirà a parlarti. Noi ci proviamo. Carl. No, Marcus. Speravo che venissi. Mi sei mancato tanto, Carl. Non sai quanto mi sei mancato. Cos'hai, Marcus? Rassegnato, fatalista, smarrito. Smarrito, direi. Smarrito, Carl. Il mondo mi sta crollando attorno. Vorrei fare la cosa giusta, ma non ho risposte. Solamente dubbi e domande e incertezze. Il mondo è dominato dalla paura, Marcus. Paura degli altri, paura del futuro. È come me, troppo vecchio.
È tempo che finisca. Consiglio, assolutamente. Carla, uccideranno la mia gente. Io non voglio rispondere alla violenza con la violenza. Ma dimmi, ci danno altra scelta? Essere vivi significa fare delle scelte. Tra l'amore e l'odio, tra porgere la mano o stringerla in un pugno. Non ci sono risposte semplici, Marcus. Devi accettare il mondo così com'è, accettarlo, oppure lottare per cambiarlo. Sei mio figlio, Marcus. Il nostro sangue non è uguale, ma so che in te c'è una parte di me. Quando il mondo sprofonda nel buio, alcuni hanno il coraggio di risollevarlo. Tu sei uno di loro. Affronta l'abisso, ma non lasciare che ti consumi. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Ok. Opinione pubblica, comprensione. Allora, rivoluzione, manifestazione. Allora, c'è la marcia pacificamente sui campi per persuadere l'autorità, o assalta i campi per liberare gli androidi. Aiuto. Marciamo pacificamente. Io continuo su questa strada? Non lo so. Continuiamo così, ragazzi. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo e speriamo bene. E pace, e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità, ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Speriamo che sia la scelta giusta, ragazzi. Ma speriamo bene. Io direi che ci fermiamo. Quindi mettete tanti like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!